quella cosa, però ero impegnato. Ero impegnato a una cosa di cui non ricordo, no? Io ero impegnato a manifestare contro qualcosa che si vuole implementare nel nostro territorio che compromette tutto quello di cui si sta parlando in questi giorni qui a Torre Annunziata e Stirano. Si vuole implementare, arriviamo al dunque perché è importante, anche in virtù di quello che si va a ragionare oggi, un gasificatore per i rifiuti che non è altro che un inceneritore. In una città che si chiama Capua, in terra di lavoro, perché ci dimentichiamo che Caserta, la provincia, è anche chiamata storicamente terra di lavoro perché era una terra dove si coltivava. E soprattutto Capua, laddove si vuole implementare questo gasificatore, è famosa per Annibale. Avete sentito parlare degli ozi di Annibale, ma Annibale non arrivò a Capua per divertirsi. Arrivò a Capua perché Capua era il serbatoio alimentare dei romani, era la terra più fertile d'Italia e quindi non a caso con gli elefanti arrivò a Capua per far sì che i romani iniziassero a mancare i vini. Quando si fa la guerra la prima cosa è fermare i vini. Beh, in questa cittadina, dopo i disastri sui rifiuti in tutta la regione che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, si è pensato bene, il presidente della provincia, d'accordo con il sindaco di Capua, che è d'accordo soltanto per una questione meramente economica, perché Capua, seppur non una città bellissima, è una città che sta vivendo una situazione comunale economica disastrosa, quindi l'avvento di un mostro del genere potrebbe, tra virgolette, alleviare l'aspetto economico di questa cittadina. Però abbiamo detto no tanti altri sindaci, perché è chiaro che quando si parla di territorio non si può parlare di singolo comune, come state facendo voi, state facendo un discorso di territorio, perché non ha senso più parlare di singole realtà comunali. Beh, sei sindaci del territorio hanno detto no, ma non è perché no al gasificatore a Capua, sia chiaro, altrimenti il discorso non rende. No, perché il gasificatore non serve né a Capua né altrove. In provincia di Caserta, in particolar modo, come credo anche nel vostro territorio, Dino, ma sei tu che fai suonare? Sì. La provincia di Caserta, ma come anche la provincia di Napoli, oggi ha un'altra esigenza, quello di avere impianti per il trattamento della frazione umida. Basta pensare che a Sant'Amaro, 4 passi da Capua, c'è un impianto di compostaggio fermo da 10 anni completo che non va in funzione. Non va in funzione proprio perché si deve creare un problema. Quindi quello che stiamo dicendo a gran voce, vogliamo parlare del gasificatore. Prima di parlare del gasificatore iniziamo a parlare degli impianti di compostaggio, iniziamo ad aprire impianti per il recupero della frazione umida che costituisce il 35-40% in peso di pistacchetto. A questo poi va aggiunto che in provincia di Caserta, ma come anche nella provincia di Napoli, a Caserta abbiamo 3 impianti di separazione della frazione secca. Quindi già esistono, sono a gestione privata, ma esistono e funzionano. Quindi è falso che il problema dei rifiuti è l'implementazione del gasificatore. Però una volta realizzato il gasificatore, non se ne può fare a meno che bruciarne, perché per mantenersi, essendo a ciclo continuo, c'è bisogno di rifiuti per bruciare. E quindi tutti gli sforzi fatti dai cittadini, dagli amministratori che hanno avviato la raccolta differenziata, non sono serviti a nulla. E perché allora vogliono realizzare il gasificatore? Basta fare 2 conti della massaia. Io non vado mai nel merito che fa male, perché non sono un merito, sono convinto che fa male alla salute dei cittadini. Ma non voglio entrarci nel merito, perché ancora prima
di verificare il dato sanitario, c'è il dato economico che non regge. Se noi immaginiamo di voler bruciare il nostro sacchetto di rifiuti, tenendo presente che mediamente ognuno di noi produce 1 chilogrammo di rifiuti ogni mattina, bene, iniziamo a segnare che quando noi un imballaggio qualsiasi lo buttiamo al ricevitore, abbiamo pagato i primi 7 centesimi al chilo, che sono il prezzo che pagano i produttori di imballaggi per poter mettere nel mercato plastica e invece così via. E quei 7 centesimi che dovrebbero arrivare ai conai e a loro volta ai cittadini in azione di riduzione vengono bruciati, i primi 7 centesimi. Aggiungiamo 13 centesimi il costo della raccolta dei rifiuti, siamo a 20. Aggiungiamo 10 centesimi sempre al chilo che si prendono i gestori dell'inceneritore per bruciare e stiamo a 30. Aggiungiamo ancora 5 centesimi al chilo che è l'incentivo riconfermato da Passera nel decreto sviluppo, perché sta incentivando la produzione di energia chiamando l'alternativa di energia proveniente dalla distruzione dei rifiuti. Arriviamo a 35 centesimi al chilo. Praticamente questa pratica comporta che ogni cittadino che non se ne accorge paga 35 centesimi al chilo. Se invece lo stesso sacchetto venisse portato a un impatto di separazione della materia, pagherebbe soltanto i 15 centesimi della raccolta per 20 centesimi al chilo. Quindi perché dobbiamo ancora finanziare queste schifezze? Solo dal punto di vista economico. Ed è normale che stamattina tanti studenti, questa è la cosa bella, forse qualcuno mi diceva al corteo ma vedo troppi ragazzi, poche persone adulte, invece quello che è successo, perché con lo slogan che diceva mio nonno contadino mi ha insegnato che difendere la terra non è un reato, i figli hanno fallito perché non hanno saputo difendere la terra, la speranza sono loro. E quindi proprio per questa mattina ho voluto perdere un'ora in più lì a capo, sapendo di poter venire qui poi a parlare di questi temi insieme a voi. Camigliano è una piccola comunità di 2000 abitanti, quindi teoricamente non dovrebbe fare testo, ma perché è importante poi che un'azione politica positiva può avere un risvolto positivo anche su parte di una piccola comunità di 2000 abitanti. Porto un esempio: un anno e mezzo fa abbiamo implementato la presenza dell'acqua, in un anno abbiamo. E la casetta dell'acqua praticamente, che cos'è? Molti di voi già lo sanno sicuramente, è un impianto di depurazione dell'acqua comunale e di refrigerazione e anche di aggiunta di CO2, in modo che il cittadino può prendere acqua minerale poi ricaricandosi la bottiglia di vetro. L'abbiamo implementato, in un anno abbiamo erogato 180.000 litri di acqua, il che significa 180.000 bottiglie di plastica in meno, il che significa che il cittadino ha pagato 5 centesimi a bottiglia e ha risparmiato mediamente 15-20 centesimi per ogni bottiglia. Ma il dato positivo non sono i 180.000 litri di acqua erogati in Camigliano, il dato positivo è che la casetta è stata messa nel comune di Pastorano, è stata messa a Pignataro, è stata messa a Bellone e stanno da altri 4 comuni. Quindi questa sorta di contaminazione dell'azione è quello che ha il vero valore poi. E tutto questo ha successo se, solo se, e Alessio ce lo insegna, viene fatto di concerto con la popolazione. Lo dicevo l'altra volta che ci siamo visti, qualsiasi azione fatta esclusivamente dalla parte politica, posso portare, visto di parlare di più, posso portare l'esempio della raccolta differenziata, ma vale per qualsiasi azione politica che si fa sul territorio. Mettiamo in caso che gli amministratori decidono di cambiare il calendario di raccolta differenziata, fanno un nuovo sistema di raccolta differenziata e inviano il kit semplicemente al cittadino, beh, io ritengo che è molto difficile che possa funzionare. Quando invece, come si è fatto a Camigliano, come si fa a Cavagna, come si fa in tante altre cittadine, il calendario viene condiviso con i cittadini. Quando l'abbiamo implementato a Camigliano abbiamo messo varie ipotesi alla scelta dei cittadini, il cittadino si sente l'ideatore, il realizzatore di quel progetto, non che lo subisce, ma è colui che lo porta in pratica.
E sto cosa, questo aneddoto lo racconto sempre perché è molto simpatico. Quando abbiamo avviato il sistema di raccolta porta a porta, il nostro timore era come potevano reagire le persone più anziane, perché logicamente siamo abituati a un sistema a cassonetta, quindi si chiamava tutto, era molto semplice, stravolgere il tutto, la preoccupazione più grossa era le persone anziane. Chiamò una nonnetta al comune perché era una settimana che non gli prendevano i rifiuti. Disperata lei perché dicevano io ho separato, perché non si prendono l'umido. Siccome poi siamo pochi, quindi bene o male ci conosciamo tutti, andai direttamente a casa della signora e lei mi disse, prendendo prima informazione dagli operatori perché non avessero ritirato i sacchetti, loro mi guarda, non fa la raccolta differenziata, nel punto ci sta di tutto. Arriverà, lei teneva ancora il sacchetto di umido, io lo apro e faccio vedere che ci stavano bottiglie di plastica, ci stavano scatolette all'interno della frazione umida. Io dico, guardate, questa non è umida. E lei mi risponde, sì sindaco, ma prima di metterla dentro io l'ho bagnata. Quindi per dire, cioè, alla fine c'è stato un impegno notevole delle persone anziane che hanno trasformato questo modo di operare, sono praticamente impegnati in quello che era un progetto condiviso con la popolazione. E ancora oggi lo stiamo facendo con il bilancio partecipato, abbiamo iniziato da pochi giorni, abbiamo destinato una piccola somma di 1.000 euro, i cittadini si riuniranno in gruppi di lavoro come sempre l'esempio dell'amico Alessio, dove tirano fuori delle idee, ovviamente dovevano essere realizzabili con quella somma, dopodiché verranno messi ai voti e l'idea che prenderà più voti verrà realizzata. Questo servirà a un solo scopo, a quello di riavvicinare, perché c'è stato un periodo in cui il distacco tra politica e cittadini è stato notevole. E il nostro compito sarà quello di riavvicinare il cittadino alla politica. Non vi dilungo molto, ma solo quest'ultima notizia. Stiamo lavorando in questi giorni un progetto che, ed è bello parlare di fine liceo artistico, un progetto che si chiama Dalla monnezza alla bellezza. Una sorta di osmosi inversa di quello che è stato il passaggio degli ultimi 20 anni. Noi siamo passati da un territorio bellissimo distrutto dai rifiuti, cioè la bellezza è stata distrutta dai rifiuti. Quest'estate in viaggio con la mia ragazza abbiamo fatto a Berlino, nel vedere il muro di Berlino che è diventato un museo aperto perché tanti artisti hanno fatto dei dipinti sul muro, perché non trasformare quindi i rifiuti in bellezza e far ritornare la bellezza nel nostro territorio? Abbiamo contattato e ci hanno dato già l'ok 6 accademie delle belle arti di tutta Italia, Roma, Napoli, Brera, Reggio Calabria, Bari, che verranno e porteranno 40-50 studenti e già laureati a Camigliano. In 8-10 giorni faranno opere d'arte e lo faremo col partner del comune di Napoli, perché vogliamo che un luogo della nostra città capoluogo diventi una mostra permanente di rifiuti, per passare il messaggio che il rifiuto può essere bellezza e noi lo sappiamo trattare.